Se non stessero cercando me, sarebbe affascinante.
Lo prendo finché posso. Così il collo lungo cammina di nuovo. Immagino che ne... Non importa quanto saranno bui i giorni a venire, la caccia resta un conforto. Io ho saputo. Aratak mi ha detto di Orea. Mi spiace, Naltuk. Non serve. Aratak ha detto che alla fine si è fusa con la luce blu. Era quello che aveva sempre desiderato, giusto? Ogni volta che vacillo, io penso che dovrei cercare la sua guida. E poi mi ricordo che l'unica guida che riceverò sarà la mia. Che dovrà essere più che valida. C'è molto da fare. I rogartigli. Aratak mi ha chiesto aiuto per la caccia. È molto rischioso, ma mi tiene impegnato, così credo di essere grato per questo. I miei esploratori li hanno visti nello squarcio. Voglio credere che tu abbia ragione, Naltuk. Orea se n'è andata felice. Penso... Sì, è così. Le sue vittorie. Sopravvivere ai Karja. Comunicare con l'anima. Sconfiggere il demone. Qualsiasi obiettivo si ponesse, lo superava. Alla fine, è stata ricompensata dalla stessa luce blu. I canti dicono che i nostri corpi sono meri ricettacoli della luce. I nostri cuori sono troppo bui. Ma per un momento, prima che morisse, spero che abbia sentito cosa si provasse a farne parte. Non sembri convinto di poter prendere il posto di Orea. Lei era un'ispirazione. Per ogni incontro, le nuove macchine, il massacro al rombo di tuono, sapevamo di potercela fare, perché lei aveva affrontato di peggio. Non so se avessi la sua fiducia. Quella si guadagna, Aloy. Perfino in noi stessi. Orea ti ha dato la sua fiducia, vero? Lei credeva che tu fossi all'altezza. E anch'io. Davvero? Non te lo direi se non lo pensassi. Allora dovrò fare del mio meglio per non deluderti. Ho già trovato i rogartigli, Naltuk. È finita. È fatta, allora. L'ultima opera del demone, spazzata via. Le ultime note del canto di Orea. Lo squarcio è un posto più sicuro grazie alle tue imprese. E ora è tempo di ricominciare da zero. Felice di aver fatto la mia parte. Anche noi, Aloy. Grazie. I terreni di caccia di tutti. Sono i nostri, quelli originali. Una volta ho sentito di uno sciamano che beveva l'olio del vacchio. Credo che il conclave l'abbia bandito. Gli Oseram e le loro ridicole idee sulle donne. Quante grandi guerriere avranno in Yuga?
cosa? Per poterla ridipingere di nuovo? Lancia sempre affilata. Passa tutto il giorno su quell'impalcatura a spargere colore sulla pietra.